No, i cittadini hanno sempre ragione, gli svizzeri difendono gli interessi degli svizzeri e fanno bene, così come i francesi espellono i rom, gli australiani respingono i barconi e gli inglesi fanno pagare la sanità agli stranieri. Quindi tutto il mondo dice prima la nostra gente, solo l'Italia va contromano. Detto questo, noi i frontalieri li tuteliamo, li seguiamo da anni, visto che il loro problema è Roma, che sta cercando di fottergli centinaia di milioni di euro di contributi già versati. A ottobre si rinnoverà il contratto fra Stato italiano e Stato svizzero, e quindi lì batteremo i pugni sul tavolo. Detto questo, viva la Svizzera, quando si esprime democraticamente tramite referendum, proveremo a fare la stessa cosa in Italia. Vedere i frontalieri rappresentati come ratti ruba lavoro, ha visto la campagna referendaria. No, il problema degli svizzeri non sono gli italiani, men che meno i lombardi e i piemontesi che vanno a lavorare, è un'altra l'immigrazione problematica. Detto questo, il problema dei frontalieri che la Lega sta seguendo, ripeto, da anni, è Roma che sta cercando di fottergli i soldi. Li tuteleremo, li accompagneremo uno per uno. Detto questo, tutto il mondo stringe e chiude le porte. L'Italia, per andare in senso contrario, mi sembra un suicidio. Come li tutelerete? Accompagnandoli, verificando che i loro soldi già versati non vengano toccati e messi nel calderone dell'INPS, perché questo è il problema, fregare i contributi versati ai frontalieri per andare a coprire i debiti di altri, e poi accordandoci da persone serie con la Confederazione Elvetica, che è uno Stato serio, non delegando alla trattativa solo Roma. E quindi penso, spero e pretendo che ci sarà anche Roberto Maroni al tavolo delle trattative con Berna per difendere la nostra gente.